Ciao a tutti, bentornati al mio canale. Questo è il secondo video dedicato alla collaborazione di Panda Wall Select e andremo a realizzare e sviluppare insieme un cestino a forma di gatto. Nella prima parte di questo tutorial, se vi siete persi quel tutorial ve lo linko qui nella i di informazione, abbiamo sviluppato insieme questa base in resina epossidica a forma di gatto, utilizzando appunto uno stampo scelto sempre dal sito di Panda Wall Select. Come vedete ho utilizzato fiori secchi, foglia oro, ci sono anche degli stickers a forma di farfallina e questo è il risultato, che è davvero molto molto carino. Ovviamente con la resina possiamo creare 3 miliardi di versioni differenti, tutte piene zeppe di colori, effetti particolari, quindi davvero non ha limiti la resina. Ma se voi non siete amanti della resina, sul sito di Panda Wall Select potrete trovare anche già le basi ritagliate, perfette, pronte per l'utilizzo, per la realizzazione sia di borse che di cestini. Vi lascio anche quelli, il link in descrizione. Ci sono sia tonde, ci sono sia quadrate, ci sono anche traforate con diverse lavorazioni e disegni diversi e particolari. Ovviamente vi lascio il link in descrizione anche dello stampo a forma di gatto, se come me amate sperimentare con la resina. Per la seconda realizzazione di questo ovviamente progetto andremo a sviluppare il cestino con l'uncinetto, quindi con il crochet, e andrò ad utilizzare questa fettuccia bellissima e colorata che fa parte di un altro kit. Questo kit è anche questo bello, bello e particolare, ve lo straconsiglio, vi lascio anche di questo il link in descrizione. Come vedete all'interno già è presente uno stampo per la realizzazione di fondi, appunto, sia per borse sia per cestini in silicone in forma tonda. Poi è presente anche il contenitore in silicone utilissimo per la resina, salvadite, pipette, c'è una catena qui in basso se volete appunto realizzare la borsa, quindi questa adatta come manico, ma c'è anche il manico quello più corto con le perle, quindi è piena zeppa di materiale per la realizzazione completa di una borsa barra cestino. Quindi ripeto, vi lascio anche di quello il link in descrizione, vi lascio anche il codice sconto che il sito ha riservato per i miei iscritti. Per la realizzazione del cestino, ritornando a noi, ci occorre ovviamente oltre alla base in resina, ma ripeto, sul sito sono presenti anche già delle basi già pronte per l'utilizzo. Avremo bisogno di un uncinetto da 4 e un uncinetto da 3. Questo da 3 andrò ad utilizzarlo principalmente per andare a prendere la fettuccia dal foro. Invece per quanto riguarda questo qui, il 4, andrò ad utilizzarlo per la lavorazione vera e propria del cestino. Ovviamente la fettuccia, io andrò ad utilizzare questa tutta bella colorata, e volevo anche darvi le misure, prima di iniziare, le misure di questa base. Ovviamente questa qui è di 14,3 come larghezza qua, e 15,3. Mi sposto anche nelle orecchiette, è 14,1. Queste sono le misure e adesso iniziamo con il tutorial. Iniziamo il lavoro con l'uncinetto da 3 e vado a realizzare esattamente il bordo in maglia bassa del gattino utilizzando appunto questi fori. Io ho già effettuato una prova e già dal primo giro ho effettuato degli aumenti in modo da seguire perfettamente la forma del gatto e avere una lavorazione perfetta. Adesso inizio la lavorazione, vado all'interno di questo foro, che poi questo, vedete, questo è presente qui la curva, io vado all'interno di questo qui. Prendo la fettuccia, la porto fuori, eccola qua, la fettuccia quella più corta vado a nasconderla all'interno della lavorazione, quella lunga vado a prenderla e passo all'interno e ho effettuato la catenella. A questo punto vado, aggiusto questa corta, vado all'interno del foro, prendo la fettuccia e la porto fuori, vedete, di nuovo fettuccia e vado a chiudere.
e ho realizzato la prima maglia bassa. Vado avanti, quindi vado a realizzare la seconda maglia bassa, stesso procedimento, e chiudo. Di nuovo in un altro foro, prendo la fettuccia, la porto fuori, di nuovo fettuccia, scusate, ma davanti alla telecamera è un po' difficile, e chiudo. Ecco qua. Come vedete, sul retro sto nascondendo la fettuccia, quella corta. Così il lavoro risulterà bello pulito. Adesso vado avanti, vado di nuovo in questo foro, porto la fettuccia fuori, di nuovo fettuccia e chiudo. Ecco qua. Vado avanti, arrivo ovviamente all'undicesimo e al dodicesimo punto, cioè questi due fori qui sulla curva dell'orecchietto del gatto, e vado a effettuare degli aumenti. Arrivo a questo punto e vi mostro. Rieccomi. Adesso vado ad effettuare l'aumento, questo è il lavoro al momento, e vado a effettuare l'aumento nell'undicesimo foro e anche nel dodicesimo. Quindi vado nell'undicesimo, prendo la fettuccia, la tiro fuori, di nuovo fettuccia e chiudo. Ritorno nuovamente in questo foro, prendo nuovamente la fettuccia, vado a realizzare il primo aumento, porto fuori, di nuovo fettuccia e ho realizzato il primo aumento. Vado a realizzare anche il secondo aumento nel foro accanto, quindi vado all'interno, prendo la fettuccia, di nuovo fettuccia sull'uncinetto. E chiudo. Vado nel medesimo foro, di nuovo fettuccia e chiudo. Ed ecco qui i due aumenti realizzati, il primo e il secondo. Adesso da questo punto in poi devo contare esattamente 10 fori, quindi questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo. Ed eccolo qua, il decimo foro. L'undicesimo, che è in corrispondenza di questo graziosissimo fiorellino verde, andrò a realizzare in questo punto qui un aumento. Dopo aver realizzato un altro aumento, andrò a contare sempre da questo foro, considerando sempre questo foro dopo l'aumento, sempre il primo, andrò a contare altri 15 fori, quindi sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, questo è il quindicesimo foro. Il sedicesimo foro, che è in corrispondenza a questa foglia oro, andrò a realizzare un altro aumento. E per un totale, ovviamente, adesso di 4 aumenti. Poi ci resta soltanto da realizzare i due aumenti qui dell'orecchietto del gatto, per un totale, ovviamente, di 6 aumenti. Io effettuo questo passaggio e vi mostro il risultato. Rieccomi, questo è il risultato. Adesso vado a chiudere la lavorazione. In che modo? Prendo le forbici, come mio solito taglio il filo, preferisco fare in questo modo. Poi sfilo, poi da dietro entro in questo modo nella lavorazione. Prendo la fettuccia, la porto all'interno e dopo giro il lavoro, mi infilo in questa maglia bassa, in questo modo scendo qui nel centrale. In questo modo prendo la fettuccia e la porto all'interno. Ed ecco qua. Come vedete, ho collegato per bene i due lati e questo è il lavoro. Ovviamente questa codina posso nasconderla all'interno della lavorazione in questo modo. Mi infilo nelle maglie e vado a nascondere questo filo. A questo punto posso tagliare tranquillamente la codina. Questo è come si presenta il lavoro, vedete, questa è la parte frontale del lavoro e questo invece è il retro del lavoro. Adesso sul retro del lavoro cambio uncinetto, prendo il numero 4
e vado a realizzare una maglia bassa in costa retro. Che significa? Io andrò a lavorare soltanto la parte retro del punto, cioè questa qui. Questo è il punto, una sorta di V per intenderci, e andrò a lavorare soltanto la costina di dietro. Quindi infilo l'uncinetto in questo modo, solo nella parte retro. Prendo la fettuccia e la porto all'interno in questo modo. Ovviamente la codina più corta vado a nascondere all'interno della lavorazione, la codina più lunga vado a realizzare una catenella. Ed eccola qua. Vado avanti, sempre nascondendo la fettuccia più corta, quindi la metto in questo modo. Vado all'interno del secondo punto in costa retro, prendo la fettuccia, la porto su, di nuovo fettuccia e chiudo e realizzo la prima maglia bassa in costa retro. Vi mostro di nuovo, vado sempre sul retro, vedete, del punto, prendo la fettuccia, la porto su e di nuovo fettuccia e chiudo. Vado avanti. Vedete, in questo modo vado avanti realizzando tutte maglie basse in costa retro e si forma anche questo graziosissimo bordino tutto attorno e ovviamente vado avanti fino alla fine del giro. Rieccomi, ho terminato il primo giro ed eccolo qua, sperando che si noti qualcosa, eccolo qui, questo è il primo giro completato. E adesso vado a concludere questo primo giro con una maglia bassissima. Quindi questo è l'ultimo punto realizzato, vado all'interno della maglia e realizzo una maglia bassissima in questo modo. Cioè prendo il filo e lo porto all'interno e poi catenella. Ed ecco qua. Adesso posso continuare la lavorazione realizzando un altro giro di maglie basse. Quindi vado nel punto accanto, prendo il filo, di nuovo fettuccia e chiudo. Vado avanti con questa lavorazione fino alla fine del giro, effettuo una maglia bassissima per chiudere questo giro, poi di nuovo catenella e sono pronta per avviare un altro giro di maglia bassa. Questa lavorazione la farò fin quando non sarò soddisfatta dell'altezza del mio cestino. Io cercherò ovviamente di finire l'intero gomitolo, quindi a tra poco con il risultato finale. Rieccomi, sono riuscita esattamente a realizzare 5 centimetri di altezza. Questo è l'avanzo di fettuccia. Adesso credo di utilizzarlo in qualche modo, vediamo. E adesso vi mostro come chiudo il lavoro. Ovviamente questa era l'ultima maglia, vado a sfilare e come vi mostravo prima, dal retro della prima maglia bassa prendo la fettuccia, la porto all'interno del cestino, poi nell'ultimo punto, sempre dal retro, ripasso in questo modo, sbucando dal centro, prendo di nuovo la fettuccia e porto il tutto all'interno. Tiro per bene e vedete, ho chiuso per bene il bordo. Ovviamente il filo vado a nascondere all'interno della lavorazione interna e poi semplicemente taglio il filo in eccesso. Un piccolo appunto: nell'ultimo giro di maglie basse possiamo effettuare delle diminuzioni proprio nell'ultimo giro per andare ad enfatizzare ancora di più le orecchiette del gatto. Al limite effettuare una diminuzione in questo punto e nell'altro, proprio in corrispondenza della parte
sotto del supporto dove c'è questa parte qui, poi iniziano, diciamo, le curve delle orecchiette, proprio in questa corrispondenza effettuare due diminuzioni in modo da andare ad enfatizzare ancora di più la forma del gattino. Io questo passaggio non l'ho effettuato perché mi soddisfa anche così, ma voi se volete ancora di più una forma bella definita, anche della parte superiore, con le orecchiette belle definite, potete apportare questa modifica, andare ad effettuare una diminuzione in questo punto e un'altra diminuzione in quest'altro, in modo da rendere ancora di più enfatizzata la forma del gattino del vostro supporto. Io lo lascerò in questo modo, andrò appunto a nascondere questo filo e poi cercherò di inventarmi qualcosa con la fettuccia restante. Al limite stavo pensando a delle piccole nappine. Non so, proviamo. Provo insieme a voi, vediamo se l'idea è carina. Provo a tagliare dei piccoli segmenti in questo modo di fettuccia. E poi con l'uncinetto vado dal retro in avanti, porto questo piccolo segmento all'interno della lavorazione e poi in quest'asola inserisco le due. Viene un ciuffettino del genere. E al limite si può giocare con uno più corto, uno più lungo, uno più corto, uno più lungo, da realizzare appunto queste sorte di frange, oppure volendo anche i baffetti del gattino, perché no? Vado a realizzarne altri. È un'idea carina. Allora, questo mettiamo qua. Al limite questo lo faccio un po' più corto. Poi li posso sempre ovviamente tagliare dopo. È un'idea. E poi porto il tutto all'interno dell'asola. Ok. Sono carine. Cosa ne pensate? Ciuffetti sì o ciuffetti no? Questo lo facciamo un po' più piccolo, il ciuffettino. Ok. Questo vado ad aggiustarlo in questo modo. Ok, vada per questo. Vada per questa versione, quindi vado a realizzare la medesima lavorazione anche dall'altra parte. Ed ecco qui lo svuotatasche barra cestino terminato, che poi guardandolo in questa visuale viene fuori anche una graziosissima borsa. Immaginatela, un altro sfondo sempre di resina epossidica collegato appunto al crochet, all'uncinetto, viene fuori una cosa davvero molto molto carina e particolare. Il dettaglio dei baffetti è perfetto, è carinissimo in questo modo. Io spero che sia di vostro gradimento. Come dicevo prima, l'altezza è di 5 cm, quindi adatto ovviamente per realizzare uno svuotatasche, ma anche un piccolo cestino, perché no? Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!